Ciao a tutti ragazzi, dopo il Pro Team tocca al Pro Leader andare a fare l'Open Tour, ovvero andare ad iniziarlo come abbiamo fatto con il Pro Team. Faremo anche qua le prime 3 tappe, quindi direi andiamo subito a giocarlo. Abbiamo praticamente tutta la squadra col picco di forma tranne Charmig, tutto il resto hanno il picco di forma, ovviamente incluso il nostro Ace, e tentiamo subito di piazzarlo in fuga per provare a prendere quei 2 GPM. Ovviamente tenteremo subito questa strategia per anche prendere la prima maglia Pua. E siamo alla partenza con il nostro Ace. Prima di tutto già vi dico due belle notizie: Charmig è ancora il virus dalla Braids Cup, e Nampeter, quello lì penso che voglia dire che è caduto di recente, che tipo si è fatto male, non lo so. So bene cosa significano ancora i simboli. Comunque direi che siamo messi un po' malino su queste cose, perché comunque Nampeter doveva essere il capitano insieme a Bowman, però fa niente. Ci proveremo con Bowman in caso che Peters non ce la faccia proprio. Tanto andiamo all'attacco. Fatemi dare un'occhiata. No, ok, ha attaccato De Gendt. Ragazzi, già che siamo nel pro leader, dovevo piazzarne uno insieme al nostro Ace in fuga, però vabbè, fa niente. Ormai ho già fatto l'attacco al nostro Ace, ma è inutile portarne un altro. Mi sono confuso col protein quasi. Beh, intanto ci sta rientrando De Gendt, il che non è male. Direi che lo aspettiamo, anche perché i GPM non sono così vicini da dire andiamo dritti fino almeno al primo GPM, così faccio un obiettivo. Dai, De Gendt, vieni. Perfetto. Eccoci qua con De Gendt, che sta andando ancora al 110%. Cerchiamo di disegnare un po' noi le linee qua per provare a prendere più vantaggio possibile sul gruppo il più velocemente possibile. Ora De Gendt ci raggiunge, passo davanti, perfetto, noi ci mettiamo in scia. E se arriva un'altra curva l'andiamo a disegnare noi, questa però direi che è abbastanza larga, quindi in teoria la dovrebbe far bene anche De Gendt, infatti così è. Questa però dovrei andare davanti io. Perfetto, 45 solo i secondi, quindi una fuga che non sembrerebbe voler andare via facilmente. Quindi direi che ora possiamo dare di collaborare e andiamo a vedere. Ah, intanto già un obiettivo l'abbiamo fatto. Perché De Gendt non mi aiuta? Perché ora non collabora? Ah, perché c'era un compagno che voleva rientrare, un suo compagno. Ora però non collaboro io, perché mi sa che la fuga non è questo il tentativo buono. No, in realtà sì, sta andando, quindi a posto. Direi ci vediamo al primo GPM. Proviamo qualcosa di diverso per prenderci il GPM, perché qua sappiamo che il nostro Ace è praticamente fermo e c'è questo piccolo strappetto prima del GPM, quindi direi di provare a dare un tirone, chiamiamolo così, vedere se riusciamo a cogliere impreparati gli altri. Direi che solo due, no, eravamo in sei, solo tre non si sono subito attaccati a noi, quindi proviamo ad andare avanti. Me la gioco con questi tre, diciamo che hanno tirati fuori altri tre dalla sfida, il che non è male. Ovviamente se gli chiedo un cambio non ce lo daranno, quindi a noi tirare. Solo che c'è gente. De Gendt non so, però questo Schlegen lì, come cavolo si chiama, potrebbe essere più veloce di noi, ed è questo il problema. È di sicuro anche De Gendt più veloce di noi, ma di poco lui. Il problema è che purtroppo le nostre abilità sono ancora abbastanza messe male, a parte su vigore e resistenza, che come vedete ci va contro, perché quei due là si sono fatti la loro volata, noi ne abbiamo fatta un'altra per un punto invisibile. Quindi direi nulla da fare, e ora vediamo per il prossimo GPM, perché non so cosa inventarmi.
E proviamo ora in questa terza categoria a prendere i 2 punti. Purtroppo non c'era la possibilità di far qualcosa qua. Cioè andiamo a giocare in uno sprint puro, quindi significherà ultima posizione sicura. Abbonamento all'ultima posizione. Proviamoci ora, però Van Mark direi che quello è un pelino più veloce. Però vediamo, il nostro Yates comunque lì. Il nostro Yates! Non ci credo! Il nostro Yates, a casissimo, va a prendersi questi 2 punti, fa un obiettivo e siamo anche la nuova maglia PUA, perché se non erro, oddio, non so chi ha vinto lo scorso GPM, però mi sembra Schlegel, giusto? Sì, quindi siamo la prima maglia PUA. A questo punto ora tocca tentare di vincere il traguardo volante. Tra l'altro c'è anche una curva, quindi potrebbe anche andarci a favore se Van der Ron si sposta. Attenzione! Lo facciamo tutto in testa, grazie a quella curva. Forse riusciamo a prenderci noi questo traguardo volante e fare un altro obiettivo. E ci riusciamo. Mamma mia, è partito bene questo Open Tour. Altro obiettivo guadagnato, 20 punti anche per la maglia verde, non male. 5 km all'arrivo, attenzione che la fuga mantiene ancora un po' di vantaggio, pochissimo, ma sperare non costa nulla, insomma. Quindi proviamoci, attenzione che con Van Mark forse riusciamo ad andare via. Attenzione, Van Mark è crollato. A questo punto proviamo ad andare avanti noi con il nostro Yates. Si nota che la nostra resistenza è molto migliorata. 30 secondi di vantaggio, 3 km e mezzo. Manteniamo un paio di secondi di vantaggio sulla coppia Van Mark con Schlegel, che però entrambi sono già crollati. Attenzione! Attenzione per 3 km, per l'impresa! E sarebbe bellissimo! Però il gruppo arriva, il gruppo sta arrivando, il gruppo sta arrivando, 2 km, io continuo qua, mi dispiace Moschetti dietro, ma te la fai da solo la volata. Dai, no, 14 secondi, dai, 13, 12, no, non ne abbiamo mai a dire mai, ultimo chilometro, andiamo a fare la volata, come se fossimo in gruppo, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, no. Sì, prima vittoria in carriera del nostro Yates, arriva alla prima tappa dell'Open Tour, incredibile, incredibile come è partito questo Open Tour, incredibile questa tappa, ci andiamo a prendere tutte le maglie di questo Open Tour. E allora incredibile questa prima tappa dell'Open Tour che vede il nostro Yates fare la prima vittoria in carriera e andarsi a prendere tutte le maglie, tutte, eccola qua, la maglia gialla, la maglia PUA. La maglia verde e la maglia bianca, perché siamo anche ovviamente giovani ciclisti e siamo sesti nelle squadre. Beh, direi che abbiamo preso tutto e qua abbiamo fatto un botto di obiettivi per il nostro Yates. L'abbiamo migliorato con una sola tappa, insomma. E ora andiamo a giocarci questa seconda tappa. Ora l'unico problema sarà che non possiamo metterlo in fuga, però boh, direi, non so, di provare la volata finale con lui. Posto di usare Moschetti, proviamo con lui giusto per provare i punti per la maglia verde, tentare questa classifica. Vediamo. Traguardo volante, ci sono in palio 15 punti per il gruppo, vediamo se riusciamo a prenderne un paio. Ora ci confronteremo con i velocisti più forti, quindi direi che se riusciamo a prendere anche solo un punto sarebbe già una buona cosa. Ecco che già partono. Guardate come ci bruciano, come è normale che sia. Però vi dirò, più o meno stiamo tenendo. Non troppo, però stiamo tenendo. Perché Moschetti è andato a fare la volata? Vabbè, l'importante è che l'abbiamo battuto, quindi non ci ruba punti. Vediamo subito, 7 punti, dai, non malaccio. Abbiamo preso abbastanza punti, dai, sono contento con 7. Grazie ad uno splendido lavoro di Keukeleire con Charmig, siamo riusciti a riprendere la fuga prima di questa quarta categoria e a questo punto possiamo provare a fare un altro obiettivo, prenderci questo punticino. Quindi vediamo se ci riusciamo. Ci marcano, guardate come ci marcano quelli che vogliono la maglia verde, quindi questo sarà difficile. Poi attenzione Van der Horn, visto che attacca, quindi ci vogliono provare a rubarci punti. Vediamo di partire al momento giusto ora. Attenzione che forse Van der Horn ci è riuscito. Dai, non ci è riuscito. Ci andiamo noi a prendere questo punto. Guardate come i velocisti ci stanno marcando. E ora vediamo se riusciamo anche a prendere il prossimo punticino. E allora vediamo se riusciamo anche a provare a prendere questo punticino. Siamo un po' qua intruppati qua con Groves che ci ostruisce la strada, quindi la vedo difficile poter passare. Forse ora troviamo
il buchino per passare, facciamo un mini attacco e andiamo a prenderci anche questo punto. 5 km all'arrivo, proviamoci ancora con gli Ace, nonostante comunque sarebbe meglio andare a fare la volata con Moschetti, però crediamoci, perché c'è in palio anche la maglia verde, perché potrebbe essere proprio un vero obiettivo per il nostro Ace. E quindi mi dispiace per Moschetti, ma questo è Pro Leader, non è Pro Team, quindi mi dispiace per Moschetti, ma la volata non gliela facciamo fare, c'è un obiettivo più grosso. Anche se qua Groschartner sembrerebbe essere indeciso se andare a tirare oppure no. Io, guardate, chi è quello lì? Ne ho uno lì a lato, voglio vedere chi è, lo faccio scattare così a caso, vediamo chi è. Che ukulele? È che ukulele, ottimo, è anche l'uomo giusto per provare a farlo scattare da lontano. Io ci provo. Che ukulele, attacco. E allora parte che ukulele. A questo punto vediamo cosa succede qua con che ukulele davanti. Proviamo a rompere i cambi, facciamo un buon lavoro da gregario. Grandissimo che ukulele, che continua il suo attacco. A questo punto attenzione, che ukulele zitto zitto potrebbe ancora farcela. Diamogli il ritmo a 110. A questo punto diamo anche a Moschetti di farla la volata, quindi di attaccare, non si sa mai. Un chilometro, attenzione che il nostro Keukelere potrebbe aver fatto l'azione da finisher perfetta. Si è piantato ora, però Moschetti, guardate Moschetti, guardate Moschetti, è Keukelere, Keukelere Moschetti, primo e secondo. Mamma mia, cosa abbiamo fatto senza neanche controllarli. Un'altra vittoria di tappa con anche la seconda posizione. Che cosa abbiamo fatto, che cosa stiamo facendo in questo Open Tour? E ragazzi, io non ho parole per quello che abbiamo fatto in questa tappa, perché con un'azione da finisher di d'altri tempi, che ukulele si va a prendere la vittoria di tappa, in seconda posizione Moschetti che regola Cocar con Ballerini, via via tutti gli altri. Quindi primo e secondo, dopo anche la vittoria del nostro Ace prima. Cosa stiamo facendo in questo Open Tour? Assurdo, 27esimo il nostro Ace, quindi non una grandissima volata, ma ci sta. Direi che però continuiamo a mantenere la maglia gialla con Ace, tra l'altro più 0 con Keukelere, quarto Moschetti, cioè 3 nei primi 4, vabbè. Maglia Poix sempre più nostra, perché abbiamo guadagnato altri 2 punti. Nella classifica della maglia verde siamo ancora primi, 77 punti contro i 55 di Ballerini. Siamo ancora i leader della classifica dei giovani. Solo 25esima squadra, stranissimo, cioè gli ultimi, vabbè, non capisco questa classifica, però ok. E nella combattività siamo ancora primi. E allora andiamo a farci l'ultima tappa di questo episodio. Vediamo cosa fare nel finale, perché lì potremmo provarci con gli Ace. Ripeto, questo è il Pro Leader, quindi io farei così, ci riprovo con gli Ace anche qua nel finale. Quindi direi che in questa tappa andiamo solo a farci il traguardo volante, il finale, oppure uno di quei GPM, se si aprisse la possibilità come abbiamo fatto nella tappa scorsa, perché no. Traguardo volante, ci sono in palio 13 punti, guardate il super picco di forma di Ace per la giornata, quindi fa ben sperare. Attenzione, ci sono 13 punti in palio, quindi proviamo a vedere di prenderne un paio. Aia, attenzione, siamo stati ostacolati da il gregario che stava tirando e si è bloccato. Però vediamo se riusciamo comunque a prendere qualche punticino, direi proprio di sì, vediamo quanti. Ci accontentiamo anche di pochi punti, vediamo. 4 punticini, va bene. Ora vediamo all'arrivo di provare a far bene con gli Ace, tentando di pilotare come abbiamo fatto prima anche Bowman e Nampeter. Siamo a 7 km dall'arrivo e vedo il gruppo andare non troppo forte, e quindi mi viene in mente di tentare di nuovo con Keukelere. Riproviamoci con lui, siccome nella scorsa tappa ha portato bene, riproviamoci. Dov'è che ukulele? Un po' qua nel traffico, dai, forza, fatelo passare, è rimasto qua dietro, dai, era ora il momento, perché il gruppo non sta andando troppo forte, ormai il momento è andato.
O ci prova adesso, ormai è andato. Peccato, peccato. Peccato, niente, niente, lasciamo perdere, ormai è rimasto dietro. Diamo a Bowman e a Nampeter, e vabbè, a questo punto anche a Keukeler è lì in classifica, perché no, di seguire gli attacchi. Attenzione a quella curva, attenzione a quella curva, levati un po', Brambilla. Oh mamma, sto prendendo anche un po' troppo forte. Ma non siamo riusciti a fare la differenza. Quindi ormai ci siamo, siamo in prossimità della salita finale. E arrivano davanti tutti i nomi grossi come Pidcock. E a questo punto, allora in teoria hanno seguito gli attacchi Nampeter e Bowman, quindi dovrebbero riuscire a stare qua. Il problema è che vedo solo Moschetti e Cheuchelere, non i due capitani, che non promette troppo bene. Ok, andiamo a dare il gel rosso a tutti, e a questo punto do anche attacca a Nampeter e a Bowman, anche se Nampeter ne ha ancora per attaccare, Bowman no. Attenzione, qua però. No ragazzi, è troppo duro questo arrivo. Tentiamo almeno di mantenere la maglia gialla, che sarebbe comunque un buon obiettivo. Vediamo, siamo indietrissimo, siamo 31esimi. Proviamo a vedere ora di risalire un pochettino, ma direi nessun punto. Ha vinto un uomo stanno, da come esultava questo accanto a noi. Peccato, vabbè, dopo le prime due tappe fatte da Dio, va bene, una tappa così. Vince la tappa Lutsenko davanti a De La Cruz e Rodriguez. Noi arriviamo decimi con Nampeter, che quindi comunque è riuscito a fare un buon piazzamento, ottimo. E quindi vediamo la classifica generale, che vede Lutsenko, attenzione, passare il nostro Yates, il nostro Keukerere, quindi si va a prendere la maglia gialla nonostante siamo comunque a più 0 secondi di ritardo. De La Cruz a 4 secondi, Moschetti a 4 secondi, il nostro capitano Nampeter è il nostro co-capitano Bowman, sono a 10 secondi, quindi non hanno perso niente. Maglia Poix, che purtroppo vede Serrano scavalcarci, quindi perdiamo anche la maglia Poix. Maglia verde, che però, attenzione, abbiamo ancora un buon bottino di punti di margine da dover difendere nelle prossime due tappe. Questo sarà l'obiettivo grosso per il nostro Yates, insomma. Siamo ancora leader della maglia bianca, quindi ottimo, manteniamo due maglie. Nella classifica squadra rimaniamo 16esimi, gli ultimi a più 0, va bene, ok. E classifica combattività, siamo ancora quarti con Yates. Quindi io direi che per questo episodio finisce qua, e ci vediamo alla prossima, dove andremo a finire questo Open Tour. Ciao ciao a tutti!